contano 1-1. Quello che dispiace è che poi avete visto in un campo dove hanno lasciato riprendere tutto, difficile, ma per le dimensioni, le condizioni, qualcosa di strano, la squadra ha fatto quello che avevamo, sapevamo, andare in vantaggio su una palla da fermo che avevamo preparato in settimana, a gestione tranquilla. Poi un errore individuale su una rimessa lunga ci ha fatto ridere un'altra volta gli spettri, però poi alla fine i ragazzi abbiamo cercato di rivincerla, ci abbiamo avuto qualche cosina, ma dopo la delusione era talmente tanta dentro gli spogliatoi che sembrava di aver perso 4-0. E bisogna ripartire anche da questo, perché sono quei classici momenti annate che tutto le gira proprio male. In una partita brutta dove abbiamo avuto qualcosa più noi, ma dovuto anche alle dimensioni del campo, contro una squadra rocciosa che corre in un campo molto piccolo, rattoppato, che avete visto tutti, e niente, gira così, dai. Complicata, perché se dicessimo che non è vero, è complicata, una situazione complicata dove tutto diventa molto più difficile e tutto molto più amplificato da tutto. E però noi combattiamo, dobbiamo scrollarci da addosso questa piccola sensazione che tutto ci casca quando succede qualcosa che gira male. Ci sta, fa parte della vita e del calcio in special modo. Era una partita che eravamo riusciti a sbloccare, comunque qua si sa che il campo è difficile. E un gol che obiettivamente non dovevamo prendere. Anche Flaminia l'abbiamo fatti passare in vantaggio con un errore nostro. Purtroppo dispiace, però nel calcio gli errori ci sono, e quindi vabbè, prendiamo il punto e andiamo avanti, cerchiamo di riprendere i punti in casa la prossima. No, sì, la partita la sapevamo che era molto sulle seconde palle, perché il campo è parecchio piccolo e su quello siamo stati bravi. Ovviamente secondo me il secondo tempo potevamo gestire meglio la palla e quindi riuscire magari a sfruttare qualche spazio in più che loro potevano lasciare, e abbiamo giocato sempre sulle seconde palle. Diciamo che era in controllo, ecco, se non per questo gol da rimessa laterale, che purtroppo bisogna sempre stare attenti. E magari i più grandi sono un po' più concentrati sulle palle ferme, sulle rimesse, su queste cose, no, qua no. Ci sta che uno perde un po' di concentrazione, però a noi non deve capitare, anche perché sappiamo che noi insomma dobbiamo rincorrere, quindi. Però dai, lo spirito c'è, domenica dobbiamo assolutamente ritornare con questo spirito e cercare di fare i 3 punti. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile, secondo me in lungo e largo abbiamo fatto anche una buona gara sotto vari punti di vista, abbiamo preso le misure. Poi queste partite qui, soprattutto queste qui, nascono degli episodi che possono andare a favore o a sfavore. È successo, quindi dobbiamo metterla da parte e pensare subito alla prossima in casa, perché comunque è un gruppo che ci crede, è un gruppo che si allena a 1000 all'ora durante la settimana, e secondo me in campo si vede. Quindi adesso dobbiamo andare un po' incontro alla fortuna sotto questo punto di vista, però dobbiamo pensare già a Rieti.